Guarda, in Nord Africa è successa una cosa molto semplice. Quelli sono paesi giovani, essendo formati dai giovani, sono giovani che vanno sul web. Non a caso Berlusconi aveva tentato di mettere in piedi, ha messo in piedi Nesma TV insieme a Tarak Ben Ammar e indirettamente Gheddafi, pensando giustamente dal suo punto di vista che oltre che un ritorno commerciale poteva esserci un ritorno politico, che sicuramente c'è ancora, perché internet e computer sono un mezzo più sofisticato, essendo interattivo, rispetto alla televisione. Però è un mezzo che in prospettiva è perdente, anche perché noi la televisione, appena in questo paese avremo davvero in tutto il paese la banda larga, potremmo sostituire tranquillissimamente con quello che vediamo in televisione. Il fatto che le nuove televisioni che vengono messe in vendita vadano tutte online ci spiega quali sono le grandi prospettive per tutti noi. Poter mandare online immagini con un costo abbastanza basso e relativo. Loro legislativamente, in Italia, quello che stanno facendo in Italia, cercano in tutti i modi di mettere dei bastoni tra le ruote. Io penso che però in prospettiva non ci riusciranno.